Il Decalogo comincia con la generosità di Dio, con la liberazione, con la relazione padre e figli, e da questa deve partire il cammino di fede, non dalla legge, non da obblighi, impegni, coerenze. Lo sottolinea Papa Francesco nella catechesi dell'udienza generale di questa mattina, la terza, dedicata ai comandamenti, è intitolata appunto «L'amore di Dio precede la legge e le dà senso». Prima il Mar Rosso, poi il Monte Sinai. Dio prima salva, poi chiede. Io devo fare questo, questo, questo. Solo dovere. Ma ti manca qualcosa. Qual è il fondamento di questo dovere? Ah, si deve fare così. No, il fondamento di questo dovere è l'amore di Dio Padre, che prima dà, poi comanda. Porre la legge prima della relazione non aiuta il cammino di fede. Come può un giovane desiderare di essere cristiano se partiamo da obblighi, impegni, coerenze e non dalla liberazione? Ma essere cristiano è un cammino di liberazione.